Io sono Erlino 48, arrivo da Pola, dalla Croazia, come ospite del Tocati, come partecipante o componente del gruppo che lavora su un progetto dei giochi antichi, un progetto europeo. Per descrivere il festival in poche parole, è un evento molto interessante, istruttivo, per il quale anche portiamo avanti il progetto, specialmente noi che partecipiamo al gioco della Lipa o il nostro scianco, il vostro scianco e il nostro pandolo. E ti impara non solo molti giochi, ma anche a conoscere la città di Verona per chi è la prima volta, che è molto interessante, storica, è già conosciuta. E che è interessante per noi che arriviamo da Pola, che ha l'arena come noi. Come si sa, Pola ha anche la sua arena, no? Per noi che arriviamo da Pola come minoranza nazionale italiana dell'Istria e della Croazia, ha una valenza anche linguistica e culturale e di tradizione, siccome che noi eravamo anche una volta, cioè il nostro territorio parlava esplicitamente l'italiano, il Veneto, da quando che sono stati i romani fino all'evento della nuova Jugoslavia, cioè della Jugoslavia del 47, abbiamo sempre parlato, giocato e valutato e praticato i giochi che si oggi presentano ai giochi di Tocati in tutte le piazze di Verona. Perciò non solo culturale ma anche emotivo, il motivo emotivo è grande. Poter parlare l'italiano e il dialetto veronese e polesano o istroveneto in queste nostre cali che sono simili alla piccola città antica di Pola, normalmente moderna e più grande, no? Ma delle cali antiche.